Bitonto TV è con Vincenzo Pastoressa, esponente di Cambio Generazionale, a cui chiediamo quale sarà adesso il futuro della lista. Allora, noi naturalmente abbiamo fatto questa lista civica in poco tempo, quasi all'incirca forse un mese e mezzo. Non siamo riusciti a prendere naturalmente i voti necessari per acquisire il seggio, però contiamo naturalmente di proporre al Consiglio Comunale, al Sindaco stesso, delle idee importanti per lo sviluppo del nostro paese in tutti gli ambiti, partendo da quello sociale in primis, poi chiaramente anche quello economico, culturale. Abbiamo sempre con Michele Batticchio, sempre all'interno del comitato di Michele Batticchio, fondato tra virgolette un laboratorio artistico che spero riusciremo a portare avanti come progetto, e naturalmente questo servirà sia a mettere fuori tutto il talento di molti giovani che ora come ora sono sia senza lavoro e sia senza prospettiva futura.